piazzamento dei compagni, sistema il pallone, il cross ancora, il colpo di destra, deviazione, il palo colpito da Meyer. A che potenza! Allora Meyers, Tolian, Meyer, Arnold, largo c'è Gerhardt, preferisce lui il tiro dalla distanza. Su fuori Ceballos, l'accoglie il rinvio di testa di Stark, rimette in mezzo il colpo di testa di Bellerin, fa venire un brivido a Pollersbeck, gigante di 1,99 m. Parone proprio nella zona di Kempf, Gnabry, ancora Gnabry in due tempi. Però bravissimo ancora Llorente, andare a chiudere la giocata. Si toglie anche il colpo di testa di Weiser e si riscatta. Weiser porta in vantaggio la Germania gelando Kepa che si arrabbia. Che girata di Weiser, era la seconda volta che in quel modo, in quella posizione, la Germania metteva in difficoltà la Spagna. Per Saul, posizione regolare, grande stop con il sinistro a girare, è sembrato il tiro che ha fatto contro Donnarumma. Tarabellini, ovviamente Arnold con il sinistro, quando sarà a rientrare, teso nel mucchio, attenzione al colpo di testa, non di molto fuori, di Kempf. Attenzione a Meyer dentro l'imbucata per Gnabry, Gnabry riesce a toccare il pallone e a deviarlo Kepa. Cominciato a macinare gioco con velocità la Spagna. Dani Ceballos, slalom speciale, va via Ceballos, carica il destro, questo è uscito di niente. Che giocata del giocatore del Betis, Gnabry, soprattutto perché ha speso tanto.